La vita è un lunedì dal quale vieni e vai. Mi piace sia così, sto bene in mezzo ai guai. Ma sotto il minimo, 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 minimo mai. Sotto il minimo, 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 minimo mai. Ho un fastidio verso i furbi a prima vista, mi dà noia chi ha la sua filosofia, chi non chiama mai nessuno alla sua festa e puntuale si presenta poi alla mia. Sotto il minimo, 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 minimo mai. Sotto il minimo, 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 minimo mai. Io non sogno mari di isole lontane, si va avanti, faccio quello che mi va, perso dentro queste notti americane, tra Milano e il sole di Cinecittà. Ma sotto il minimo, 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 minimo mai. Sotto il minimo, 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 minimo mai. Secondo te ci riescono? Per me no, cioè il signor Marco che ha una faccia di quelle che... semplice e allo stesso tempo umana. Sì. Lei non deve fare questa faccia, signor no. Marco. Cerchi un po' di almeno di parlare, di risponderci da questa espressione. In fin dei conti, se io e Iole, aiutami Iole. Lei sa benissimo che se noi abbiamo cercato di parlare sì. con lei per un caso umano, è per semplice. Un caso semplice. È per un caso umano, è per un caso semplice. Ah, scusa Marcello, non mi ero dimenticata, scusa. Signor Marco, mi scusi. Allora, io e Iole siamo venuti qua per... Questo lo devo dire io. Si è confusa, lei voleva dirle un'altra cosa, lei voleva dirle una cosa... Noi vogliamo un aumento di stipendio. Oh. Ma no, ragazzi. Come potete pretendere che Marco vi dà un aumento di stipendi se ce lo domandate così? Sì, ma come facciamo a parlare noi con un pupazzo? Io voglio parlare con il signor Marco, no con un pupazzo, ma ti sto facendo fare le prove per te, ma che me ne frega a me? Non mi fate perdere la pazienza. Sei calmo, io me ne vado, che me ne frega a me? Io piglio su pupazzo e burattini e me ne vado. Sei calmo, è chiaro? T'ho vestito il pupazzo tutto come Marco, cioè il gilet, la cravatta, i soldi in mano. Te lo sto facendo da un'ora. Sì, Diego, ma tu, io capisco, ti ringrazio, però io non ho mai visto il signor Marco con la linguetta da fuori. Invece hai visto male perché lui spesso ce l'ha. Ce l'ha. Quando conta i soldi, fuori. Sì. Sì, sì. Qua lui vedi che fa 1.000 lire, 2.000 lire. Tra lui questo sempre quando conta i soldi ce l'ha. Questo è solo un po' più largo di spalle di Marco, il sì, ma sì, hai detto niente, hai detto niente. A me sta cosa mi distrae, io non riesco a concentrarmi su di lui. Non ho trovato la giacca con le spalline, se no ce la metto. Comunque così non va bene. Non va bene, che devo fare io? Come fai? Tu che fai tanto? Spiegaci tu come. Boh, ti spiego io allora, secondo me, quale esiste. Una buona giacca. Tu vai, di fronte. Niente, c'entra. Se io fossi il Marcello, guarda, vado là, deciso dal signor Marco, proprio deciso, ci dico, signor Marco, signor Marco, non era signor Marco? Basta, poi? Basta, come basta? Se la capisco bene, se no è lo stesso, basta con quelle parole, bisogna fare un po' di fatti, se no è troppo comodo, scusa, troppo comodo. Toglimi una curiosità, ma tu cosa guadagni in 6 mesi di lavoro? Ma io non te lo so dire, 6 mesi, io so quello che guadagno in un anno, bello sì. Vabbè, prendi l'importo e lo dividi per due, no? Ma non è divisibile, scusa. Non è divisibile. Ma prendo già poco io, se lo divido per due non avanzo niente, non avanzo. Prova, tu sai che... No, ragazzi, questa qui non è la tattica giusta. È la prova giusta. Fidatevi di me. È l'unico modo, la prova giusta è questa. Tu devi
o fai la prova col pupazzo oppure usate le maniere forti, non c'è altra ecco, fare. Ecco, usiamo le maniere forti. È chiaro, no? Marcellino, tu che sei napoletano, perché non lo picchi? È giusto. Tu sei napoletano, è chiaro, tu sei napoletano, lo picchi, c'è due schiaffi. Perché no? I napoletani li picchiano e prendono la schiaffa. È chiaro, sì, i napoletani picchi, e danno schiaffi. Ma per piacere, che sono stai favole? Allora a Napoli abbiamo tutti quanti le facce così, perché no, ci chiama tutto schiaffi. No, metà città c'ha le facce così e l'altra metà c'ha le mani grandi così, la mano tanto. Ma dai, quelli che danno gli schiaffi. Ma chi te l'ha raccontato? Oh, lo sanno tutto, Marcello. Lo sanno tutti. Sì, dai, allora adesso... io. E tu sarai quelli, siccome sei più basso, gli schiaffi passano sopra, tu non sei me. Qui con le mani gonfie e lì con la faccia gonfia, no? Cioè svolazzi abbasso tu. Sei un sabanderato. Adesso ti faccio l'imitazione di Marco. Sei ben a terra, eh? Sì. Pronto? Allora, Marcellina, che volevo chiedermi, Marcellina, che volevo chiedermi, Allora chi è? Sono scemo, eh? Allora che? Sono scemo, eh? Ma chi è questo qui? Come chi è? Questo è Marco, no? Allora Marcellina, ma fammi piacere, che volevo chiedermi, Questo fa Marco con la voce di Rino Banfi, dai, Diego. Ma quello Banfi, questa è la voce di Gianni Torello, no? Che devo fare? Eccomi qua, buongiorno a tutti, buona giornata. Oh, è arrivato, Signor Marco. Signor Marco. Più bello del solito oggi. Sempre? Dimmi la verità, questo indovina con la cravatta verde, i girerini, chi so? Col naso a papagno uguale, il guarda. Il naso è diversissimo. Vai, uguale, c'è uguale. Il nasottino simpatico uguale, col nasottino simpatico. Tutto tira fuori il linguino, naso. Prova a tirare fuori il linguino. Vabbè, ci sono i clienti. Ah, è una curiosità nostra. Tira non fuori è il linguino. È uguale! Due gocce d'acqua. Anche e fai i carezzini, come stai? Come mi piace. Vabbè, giusto che oggi sono allegro, poi ho le spalle grosse, ormai sopporto tutto. Allora, cosa stavate confabulando con aria catacombale voi tre qua? Vabbè, stavate confabulando tra catacombolo voi tre. Che cosa? Iole, dai, dicelo. Che cosa stavate... Dove li hai presi i soldi, mostro? Con l'aria catatatatombale? Ha fregato i soldi, mostro? Vabbè, oggi sono allegrissimo. Giornata bella, giornata di paga, tieni Iole. Grazie. Lo stipendio, questo è il tuo, l'ho alzato. Grazie. Un piccolo aumento di stipendio, non vi lamentate. Hai fatto bene. Hai fatto bene alzarlo, perché... Questo aumento, ma questo aumento qua non c'entra niente, adesso noi ti ridiamo. Non fare il falso, Marcello, ma non ci serve. Dagli indietro, non ci servono i soldi a noi. Che c'entri tu? Sei l'ultimo che devi parlare di stipendio, tu. Come hai fatto a ricordarti che oggi non era il giorno del mio compleanno, Marco? Ti sei sprecato di comprare i fiori per me. Ma questi sono fatti miei. Mi davi i soldi, mi compravo quello che volevo. No, non sono per questi te. Questi sono per Marcello. A me le rose non mi piacciono. I fiori per Marcello. Questi fiori sono per Iole, questi fiori. Che c'è da fare quella faccia? Uno non può comprare due fiori per Iole. No, Iole, sono per te. Grazie. Io vado a fare l'inventario nel retro. Ma c'è. Dallo scatresca. Sto pensando io. Tu stai pensando quello che io. Che stai pensando tu? Gesù, Dio, che posso pensare? Dai, dimmi che stai pensando. Dimmelo tu che stai pensando. Dai, tanto si sa che. Dai, dimmelo tu, dai, Marcello. Dimmi quello che stai pensando. Dai, voglio mettere la mano addosso. Dimmi che stai pensando. Hai convinto. Uno che può pensare. Infatti, dai, dimmi che. Quei fiori là. Quelli sono finti. Quei fiori là. Io c'ho un occhio per queste cose. Questo stavi pensando tu. Diego, a me non mi sfugge niente. Sai che sto pensando adesso la stessa io? Stessa cosa, Diego. No, adesso anche tu stai pensando che sei scemo? Ma perché io stavo pensando che sei scemo? Ah, non stavi pensando? No, prima stavo pensando una cosa con i fiori. Poi dopo che tu mi hai detto che i fiori sono finti, io sono convinto che sei scemo. Sono uno scemo. Dopo un'ora che stai pensando, quello dice i fiori finti. Quelli sono finti. Sono troppo rossi per essere veri. Quelli non se ne rendono conto. A me non mi sfugge niente, ragazzi. Quello è scemo, si capisce quando c'è un sentimento, come si fa a dire che sono fiori finti? Io non capisco. Ciao Marco, come stai? Cos'hai, Diego? Come parli? Come parli? Ha tutta una voce strana. Detto, come stai? Non posso dire come stai? No, bene, bene, sto facendo un po' di inventario. Ah, l'inventario? Sì.
Belli i fiori che hai regalato a Iola, eh? Sì. 5 rose rosse. Vabbè, non è il caso di sottolinearlo, di dare tutta questa enfasi. Sono passato da un fiorista, ho visto le rose rosse e ho detto perché non regalare 5 rose rosse? 5. Mi vuoi far lavorare o no? Vai, mi escono tutti i numeri dalla testa, poi che inventario faccio? Che inventario? Allora. Ci vuole inventiva però per fare l'inventario, mica. Carina Iola, eh? Sì, molto carina, molto carina, normalmente carina. Hai detto molto carina, hai detto... Sto facendo l'inventario, hai fatto Diego. Così, tu hai detto molto carina. Senti Diego, mi vuoi dire subito che cosa mi vuoi dire, quello che subito mi vuoi svelare? Subito quello che mi vuoi dire, vuoi dire? Fai dei giri di parole. Beh, bravo, dai, la prendi alla larga. Cosa sarai tu che mi devi dire qualche cosa a me? Io. Sarai tu? Io. Che... E come no? Ma dai, fai bravo, ma sei arrivato a Ciamattino con 5 rose rosse, in genere te le mangi in pinza di moni tu le rose rosse. Che c'entra? Hai detto bella giornata, tu la bella giornata l'hai vista solo nei film e sono io che devo parlare con te. Dimmi, sfogati, spiattella. Spara il piattello, spiattella. Non so se devo. Dai. Non so se devo, Diego, con te aprirmi. Mendoliptus, mendoliptus, ti ci vedi, ti ci stare vedi. Stare mento, scusa. Ti ci vedi, dai, spara. No, dai. No, non so. Puta! Non so. Ma non so, sono incerto se aprirmi o non aprirmi. Ecco qua. Grazie. Ah. Belli i fiori che ti ha regalato il signor Marco. Abbastanza. 5 rose rosse. Ehi. È un caso. Oh, sarà un caso, sarà. Senti, Iola, mi togli una curiosità. Dipende dalla curiosità. A te il signor Marco ti piace? Il signor Marco mi piace. ti piace o non ti piace? Sì. No. Sì. No. Sì. No. E per favore non prendermi in giro. No, non ti prendi in giro. Lo sapevo. Io non dovevo parlarti di niente. Sono stato stupido. Ma no, sai che? Rifatti questa bella risata. Ma no, perché mi sembra? È così strano. E così strano perché sei innamorato. Ma che innamorato? Ma che innamorato? Ma chi ha mai detto una cosa del genere? Portofino. Ma che Portofino? Ho detto semplicemente che mi piacerebbe portarla fuori al cinema, a cena. Ma comunque tu non ti devi mischiare, non metterci il becco, non parlarne con nessuno. Oh. Ma figurati se il signor Marco mi porta al cinema o a cena. Iole, tu cerca di ingelosirlo. Cerca di sedurlo. Marcello, tu hai sempre le parole atte a farmi diventare rossa, penso a te. Iole, ci sono mille modi per far ingelosire una persona. Ma dai, Marco, ma ci sono 2000 modi per far ingelosire una donna, no? Che vuoi, fai finta di ricevere un'altra telefonata, parli dolcemente con la persona che c'è al telefono e vedrai che lei si ingelosisce. È logico, e poi? No? E poi, cioè tu, e poi, tu, guardi, cioè, poi... E poi che ne so, se tu che sei innamorato tutto io devo fare. Ah, sei innamorato grazie, tu e ci pensi. Bello aiuto, ma hai risolto tutti i problemi. Dai, Marco, è semplice. Insomma, ascolta per me. Tu devi rimanere te stesso. Sì. Questo è importante. Rimani. Puoi cambiare anche il carattere, puoi cambiare look, diciamo. Sì, poi per esempio potresti mettere un bel parrucchino così. Ma che parrucchino? Per rinvigorire la mela nera, no? Non se ne parla. Puoi rifare il naso, puoi mettere a posto un po' le labbra. Via questi menti, via! Ma quali menti? Questi 7 menti, quarto, mento net, via qua. Le orecchie te le attacchi, ce le attaccate, le orecchie attaccate male. Il resto va bene? Sì, cioè, lo dice anche il tuo signor... Itch, no, orecchie attaccate malissimo. Ma lascia perdere, signor Itch, per l'amor di Dio. Schifezza umana. Chi? Itch lo dice. Ah, ecco. È importante che tu rimani te stesso, Marco. Sì. Adesso sai che facciamo? Tu finisci di fare il tuo inventario, metti sì, a posto tutto, meglio. Baracche e baracchini, così io dopo mi trovo la camera in ordine, anche perché sennò mi lasci tutto qua in baraonta. Già. E dopo andiamo a comprarci un bel vestito nuovo, io te lo addirittura. Okay? O lo compriamo o ce lo facciamo prestare da qualche amico. Indimo. Oh, vestito vedrai prestato, che figure no? Che farai domani con Iole. Ti presenti smerigliato, stupendo. Basta qualche ritocco qua e là. E il gioco è fatto, Iole. Sai, una mia amica ce l'ha un vestito semplice semplice. Sì. Me lo faccio prestare, me lo metto domani. Perfetto, oh. Via così. E poi tu dici che mi nota. Iole, come fa a non notarti? No.
L'importante, sai cos'è? Che tu rimanga sempre te stessa, hai capito? Sì. Quello... Arrivo un momento, capito? Sì, sì. Segreto sì, qual sì. è? Che rimanere tu se stessa. Bravissima, rimani te stessa. Ho capito. E vinci sicuramente. Arrivo, eccomi qua. Aia! Ventuno orizzontale, una particella semplice, facile, una particella semplice, Juventus Cremonese. Marcello, allora. Ah, un momento, sto parlando al telefono, un attimo, questa è educazione, scusa. Pronto? Bar Danilo, buongiorno, senta, volevo sapere quant'è che costa un cappuccino? Grazie. Allora, cosa hai preso? Un cappuccino. Oh, 800. Meno male che ho preso solo il cappuccino, perché se prendevo la brioche dovevo prendere le ferie per frequentare il conto. 200 lire tiene per la telefonata. No, Diego, no, non mi piace mettere la roba degli altri. Ciao, ciao, Daniela. Ma se Pino l'avrà messo in una volta, sì, Marco, ma Pino, dai. Sai, Pino, che c'è? Pino è una persona igienica, molto ma igienica. Sì, questo ti va bene sicuramente. Un modello, sei sicuro? Sì, un modello primavera lì per far colpo. Adesso lo proviamo e vediamo sì, chi vieni, ha ragione. Ma ti aiuto io a non mi piace, non mi piace mettere la roba degli altri. Permesso! Buongiorno signor Mike, scusi il ritardo, ho lasciato la macchina in seconda fila. Buongiorno signor Mike, scusi, le ho portate 18.000 cartoni di Boeri, così glieli lascio qua, adesso gli altri li riporto giù subito, così lei se li prova. No! Oh, no! Cosa no? Che gambe si è messo su, signor Mike? Come che gambe mi sono messo? Che faccino! Se l'è lavato con l'acqua fredda, è diventato piccolo! Come possiamo fare? Chiamiamo qualcuno! Sono io, ci ho chiamato qualcuno, Marco è diventato una focaccina. Ma quale focaccina? No, mai. Dici, ma sei scemo, sono Marcello. Ma l'avevo capito, era la dialettica nostra. Io avevo capito che stai facendo la dialettica del rappresentante. Fatto un po' da dei Boeri. Senti, dai, un'altra dialettica per rappresentante, però un po' non tu vengo. Tu sei un mattacchione. Telefoniamoci, sentiamoci, presentiamoci ai genitori. Dov'è il signor Mike, Marcello? Signor Mike? È nel retro, sta parlando con Diego. E cos'è, perché cosa sta parlando con Diego? Vorresti saperlo? Cosa fa? Ma no, Diego, non sto bene con quest'abito. Sei semplice, questo è un modello che non dà nell'occhio, Marco, fidati di me. Se lo dici. Senti, tu, Marco, Diego, sì. Io vado qua alla cabina, aspetta che arriva Ioli, così facciamo la telefonata sì. quella in gelosatorio. Ho capito, okay? Ma io ho paura che succedano dei pasticci. Fidati di me, Marco, ma fidati sai. Di me. Sei qua, aspetta. Buongiorno, buongiorno. Allora, Iccio, io vado, signor Mike, caro. Portare di là i Boeri. Che fai? Signor Mike è arrivato... Boeri? No, chi li ha ordinati? No, è stato un ordine così volente. È arrivato adesso dal tennis, immagino. Cioè, non ha avuto tempo di... Perché? Cos'è? No, la vedo un attimo. Vestito semplice, così, la vedo un attimo. Diceva Diego. Semplicemente, pacchianata. E volevo dire una cosa. Pacchianata? È un modo di dire nostro, che è un bel imbecille. Sono come imbecille? Sono classici proverbi che si usano... nelle belle giornate, gran bel imbecille, va che pacchianata che c'è su. No, eviti questi proverbi quando parla con me. Leggo un attimo qua che ho l'offerta della settimana. Dove leggo? Non c'è davanti. Scritto niente? Non c'è scritto niente, no. Se non ho scritto, mi stupirei. Che fantasia c'ha? Immagini, ho 14.000 tonnellate di riso. Riso? Di riso. Sì, Riccio, questo è un bar, non... Che fa mi piace. Non esageri. Mi porta questo bene dentro. Da tanto nell'occhio questo abito. Diego mi aveva garantito una cosa semplice. Allora ragione io. Comunque io il riso non lo voglio. Questo è un bar, non è un ristorante cinese. Lo so che non cinese, è un ristorante, ma lei lo prende, lo dà agli ospiti, glielo tirano dietro, ospiti. Davanti, nell'uscita della chiesa, apri, fa... Chiesa? Ma di che cosa sta parlando? Capito? Arrivederci, signori. Arrivederci. Mi porti signor le solite grazie. Due casse firmo di cibar, io per lei. Due casse di alla tita chinellato. Alla tita. Non si capisce quando scrivo, scrivo. Vada, Marco, vada, signorina, c'è cosa da fare. Telefono, Marcello, telefono. Vado io, vado tu, io. Sì. Non si muova. Pronto? Iole, dove sei? Ma tu mica ti hai dato il vestito. Come sarebbe a dire, non pensi che sia adatto? Iole, non ti preoccupare, vieni qui. Sì, tu sei sempre te stessa e non ti preoccupare. Hai capito? Fidati. Oh, ti aspetto. Ciao.
era Iole, era. Sì? Ha detto così di non preoccuparsi, lei adesso arriva, ha trovato un po' di traffico, però la vediamo arrivare subito. Buongiorno. Scusatemi, io ho ritardato un po' perché ho avuto degli sconvenienti. E c'era traffico. Poi ho preso il primo vestitino che mi capitava, semplice, semplice. Signor Marco, io vado a comprare sigarette. Torno subito, io non ci metto molto. Vedrà che io ho due minuti sto qua. Johnny, allora io vado a telefonare. Hai capito? Sì. Vado. Qui sono io a telefono, hai capito? Ho capito, Marcello. Vai. Buongiorno Iole. Buongiorno signor Marco. Buongiorno Marco. Come stai, bene così in bianco? Ah sì? Anche lei sta bene così al burro? No, volevo dire in un unto. Chissà com'è questo vestito al sugo. Al sugo? Ah, questo deve essere per me, riconosco il trillo. Ah, sì? Scusami Iole, no, un attimo. Questo deve essere per me, riconosco il trillo. Fai. Pronto? Diego? Sì, ho capito. Va bene. Marcello, ho capito. Pronto, cara? Sì, no, questa sera forse non posso. Ho un impegno, forse. Pronto? Sì. Ciao, cipi cipi, coniglietto mio. Come stai? Non posso. No, Diego, ma non puoi farmi dire... Va bene. Sì, cacciottina, casomai ti richiamo io. Nel caso ti richiamo, cacciottina dolce. Sì. Corretto. Cipi. Allora cosa dovrei dire io? Non posso? Diego, ma perché devi esagerare? Io... Cip. Cip. Ciao. No, dai. Metti giù tu, ieri ho messo giù. Metti giù tu. Va bene, metto giù io. Ciao. Era la banca. Che banca? La banca mia. Per te chi era? Ah, hanno sbagliato numero. Anna, tu tutti quelli che sbagliano numero li tratti così? Era così gentile. Scusa, ma mi dispiace, ma stavo prima io, aspetta. Vai. Buongiorno. Marco, scusa. Buongiorno, signor Marco. Dimmi. Allora, hai ricevuto la telefonata, no? Sì, va bene. Come è stata? Sì, va bene. Sì, per un po' eccessivo. Ma dai. Vabbè. Hai pensato a una soluzione per la serata? Allora, ho procurato questi due biglietti per andare al cinema. Al cinema? Così la puoi portare. Bella idea. Però non portarla direttamente al cinema. Porterà, che so, a fare un giro per la città. Ci offre un drink. Qualche cosa. Un drink. Ci offre un long drink. Ma che drink? Cala tringhette. Sì, vabbè. You drink, you want to drink. Tu vai in giretta e la porti al cinema, ok? Perfetto, ti ringrazio. Emozione, sono emozionato. Ma io c'è bisogno di ridere. Non mi sono abituato con le donne. Non mi metti di imbarazzo, ma allora è andato tutto bene. L'unica cosa è che quando parlava con la banca faceva cipici. Iole, quelli sono codici bancari. Quello sta pieno di soldi, sta carico di soldi. C'hai soldi così, quel vicino per me rifianco. Signor, stavo spiegando a Iole appunto che quando chiedono il cappuccino. Sì, ma non è il momento, schiuma, Marcello. E schiuma non è normale, momento. Non da barba. Vai. Arrivederci. Iole, io ho qui due biglietti per il cinema per questa sera. Uno e uno due. Vuole andarci due volte? Cioè, vado due volte di seguito al cinema. No, è che uno è per me e l'altro ce l'ho in più, insomma, mi cresce. Lo vuole vendere? Pensavo proprio a venderlo, pensavo magari di chiedere a te se vuoi venire al cinema con me. Sì. Pazienza, lo sapevo. Un altro. Come sì? Un momento, sì. Vediamo. Che film fanno? Sì, è fantastico. Noi andiamo in centro adesso, ci prendiamo un aperitivo e poi andiamo al cinema. Fantastico, vieni, Iole, ti faccio strada. Vengo, ti faccio strada. Ah no, vai avanti tu. Sì. Vai avanti tu, Iole. Prego. Sì. Oh, sei scemo. Scusa, Diego, mi ero immedesimato. Che
credevo di essere dei due. Iole. Allora dai, io faccio Marco e tu fai Iole, eh? Sì. Dai. Allora, l'avevo detto se volevo venire a bere un drink. E dopo da parte fa due passi in centro, se volevo. Pensa a te. E che cosa farò? Marcello, ti vuoi muovere? È possibile che tutte le mattine mi tocca leggere il giornale in piedi? Diego, io sto lavorando, mica mi sto divertendo. Sto lavorando. Poi, senti questa. Senti questa. Sento, sento. Boston. Orson Welles premiato insieme a Zuzzurro e Gaspare quali migliori attori e autori dell'anno. E chi è sto Orson Welles? E che ne so, sarà uno che fa drive-in. Questo Woody Allen, durante un'intervista rilasciata al mensile Capital, alla domanda cosa ne pensa di Enrico Berlusconi ha dichiarato: buh! Sei scritto buh! Così? Sì, qua, così. Senti, hai visto Iole? Hai sentito qualcosa? Sai qualcosa di ieri no, sera? No, ieri sera sono scomparsi tutti e due, Iole e Marco, e non ci sono più visti. Infatti io non l'ho sentito neanche io Marco. Neanche tu sei niente. Ah, Marco! Signor Marco! Che bel foulard che c'hai! Oh. Che bello! Segnali della battaglia. Diego! E che t'ha fatto? Che gente? Biglietti mi hai dato ieri sera? Come che due biglietti per andare al cinema, no? Appunto, vedere che film? Tarzan nella Valle dei Diabetici. Appunto, bellissimo film d'amore, sì. Secondo te. La povera Iole è stata male tutta la sera e non solo. Uscendo dal cinema ho trovato la macchina piena di scritte con la schiuma da barba viva gli sposi. Questo per grazie a te, al vestito di quello che mi hai dato tu e al vestitello semplice di Iole. Devi raderla la macchina. Se vuoi ti procuro dei secchi di dopo barba, così lascia fare. Vai lo spirito. Che bello, però dai. Secchi di dopo barba per la macchina. Lascia che ti racconti la fine. Sai chi vendeva le Coca-Cola dentro il cinema dove mai mandato? Come se riesci a indovinare, aspetta, un coca-colaio, un venditore di Coca-Cola. Adelmo. Adelmo, e chi è Adelmo? Ah, Adelmo, non è Adelmo di Scipio. Adelmo di Scipio. L'ex fidanzato di Iole. Quello era gelosissimo, quello era geloso come un mangiacazzetto, mi ricordo come un mangiacazzetto per dentro. L'hai vista la fascia? Sì, capitano. Ma che capitano? Mi ha stortato il braccio e dopo mi ha dato anche il resto. E quando ci avevi dato tu, scusa? Il resto delle mazzate, Diego, non giochiamo, non capisci. T'ha bastonato adesso. T'ha bastonato a dovere. Come mai? Come mai? Ciao ragazzi! Oh, ciao Iole. Iole! Bomboli, che serata! Che serata! Che ci hai fatto, Marco? Guarda come. Come frizzante, ragazzi! Che come stai, Marco? Una sventagliata di primavera. E tu, la tua nausea? Passata. La nausea? Già dopo una sera la nausea! Diego! Cosa? Gliel'hai detto? Gliel'ho detto, il film, la macchina, tutto. No, quanto. Gliel'hai detto. A Diadelmo? Gliel'ho detto sì. No, Diadelmo, gliel'hai detto. Cosa? Ah, che sei stata male? Ma sì, ma che Allora cominciamo subito a non capirci. Gliel'hai detto di noi due? Non è il momento, Iole, non è il momento. Niente. No. Cosa? Avete capito male? Le annuti le mie le orecchie! Riccichetto, spietto! Quanti ne compia? Quanti sono? Mica mio compleanno! Mamma, che notizia esplosiva! Ma che prendi il bicchiere che abbriamo! Che notizia esplosiva! Guarda come sto prendendo! Dai, è un pirata! Oggi siamo sposi, un momento, sposi, ancora presto! Evviva gli sposi! Cento di questi figli maschi! Avanti, bambini! Allora, piccicone! Alla vostra salute! E che turino eterno! Questo sicuramente è turino eterno! Babbasone! Ragazzi, io mi immagino già che prole! Che prole! Oh, con questa faccia e con quel cervello, che è popolo di figli che ci hanno davvero fuori! Auguri! Marco Ruggeri! Tanti, 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 tanti.